Salve a tutti e bentrovati carissimi telespettatori. Questa settimana vi propongo il Salmo 111. L'autore di questo Salmo invita se stesso alla lode di Dio, lode che deve scaturire dal cuore ed essere proclamata sia nelle grandi assemblee che nel Tempio Santo di Dio. Ascoltiamo il segno dell'ariete. Non mi vergognerò nelle grandi riunioni di lodare il tuo nome, o Altissimo. Toro. Le opere del Signore sono riconosciute da coloro che lo amano. Gemelli. La giustizia di Dio splende come il sole e non tramonta mai. Cancro. La presenza di Dio e la sua misericordia va vissuta nella propria persona. Leone. Come ha nutrito gli ebrei nel deserto, così nutrirà la tua anima sino alla fine dei tuoi giorni. Vergine. A coloro che lo temono, Dio darà in eterno la sua eredità. Bilancia. Il Signore ha stabilito dei giorni di festa affinché le sue opere non siano dimenticate. Scorpione. Verità e diritto impersonano e imprimono il carattere di un uomo. Sagittario. Il Signore, con braccio potente e mano tesa, ti ha fatto uscire dalla schiavitù del peccato. Capricorno. La sincerità della tua religione sia il fondamento della tua saggezza. Acquario. Sii giusto agli occhi di Dio e verrà benedetta la tua discendenza. Pesci. Se ami e temi Dio, la tua casa sarà allietata e onorata. In questi versi l'autore dimostra che il timore di Dio sta nell'osservanza dei suoi comandamenti. È lì che dimostra il fondamento della sua saggezza. Chi regola la sua condotta secondo le norme di tale timore si sentirà interiormente illuminato dalla sua luce. Lascio con questa meditazione. Ci rivediamo la prossima settimana. Salve a tutti.